Perché non sono contento? Perché non sono contento? Perché l'atteggiamento non è quello giusto. È vero, abbiamo finito crescendo, ma l'atteggiamento all'interno, diciamo, del secondo tempo, diciamo in buona parte del secondo tempo, è da provinciale, troppo da provinciale. In una partita che potevi fare tua, perché l'hai giocata bene, benino dal punto di vista tattico e difensivo, ma nel momento importante della partita De Rossi ci ha avuto paura, raga. De Rossi ci ha avuto paura, raga. Poi ok, 0-0, la Juve che continua a non subire gol e neanche tiri in porta, ragazzi, perché il primo tiro in porta da Roma obiettivamente è stato quello di Angelino al 90esimo e forse all'inizio con Pellegrini su una buona situazione della Roma. E poi 0. È vero, anche la Juve non ha fatto chissà che cosa, però è stata una partita brutta, noiosa. E la Roma ha rischiato di portarsi dentro l'area di rigore la Juventus più di una volta, un po' per forzare troppo l'uscita dal basso, che penalizza Dobic, ragazzi, perché Dobic è vero, non ha fatto tanto per mettersi in mostra, ma quelle due o tre cose che ha fatto bene ce le ha fatte vedere, ovvero quando andava a prendere palla la teneva, ha preso un paio di falli importanti nel primo tempo, ha fatto un paio di sponde interessanti. Però non puoi non mettere mai in azione il tuo attaccante, non puoi non fargli arrivare mai un cross dentro l'area di rigore. Cioè, ragazzi, arrivi sull'esterno, ritorni indietro, arrivi sull'esterno, ritorni indietro, arrivi sull'esterno e ritorni indietro. Troppo, 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 troppo. E bisogna attaccare l'area di rigore. Cioè, io non sto criticando il punto preso a Torino nelle condizioni in cui la Roma arrivava a questa partita. Però non puoi avere questo atteggiamento da provinciale. È un atteggiamento da provinciale. 5-3-2 al 60esimo, ma perché? Anche perché oggi, devo dire la verità, Sulè mi sembrava abbastanza ispirato, sbaglia il controllo in un'azione molto interessante che lo aveva messo a tu per tu con De Gregorio, però oggi era ispirato, poteva fare bene e almeno uno dei due, o Saelemaekers o Sulè, lo dovevi tenere in campo per puntare l'uomo, perché Dybala è entrato e ha fatto poco, obiettivamente. Zalewski è entrato e ha fatto poco, come al solito, Çamurro non l'ha mai toccata. Kone è entrato bene, mi piace, già si vede la differenza in due o tre situazioni anche sul recupero e sull'aggressione delle seconde palle. La Juve, quando ha messo dentro i suoi uomini migliori, è sicuramente girata ad un ritmo diverso, perché ricordiamoci che oggi il primo tempo l'abbiamo pareggiato con la Juve B, perché c'era Savona, c'era Mbangula, giocavano Locatelli e Fagioli, quindi i vari Koopmeiners, i vari Douglas Luiz, Nico Gonzalez, con Seisao tutti in panchina. Ed era una Juve che ti aveva dimostrato di non essere molto efficace davanti oggi e di soffrirti. E tu non hai sfruttato quel momento della partita e quelle situazioni della partita. E questo mi fa rimanere male, mi fa incazzare, perché è vero che è un percorso che ci deve portare a. Ma così, quando poi, ti ripeto, dal 60esimo in poi, una partita equilibrata, tu ti metti dietro e subisci il palleggio e l'aggressione della Juve, vuol dire che ancora non ci siamo e che probabilmente molti giocatori, non so, da Roma ancora. E i tanti passeggiatori in mezzo al campo, e oggi la critica a Pellegrini è alta, forte, dura e aspra, perché anche oggi in due o tre occasioni, lento, lento, compassato, ha guardato dall'altra parte, sbaglia lo stop, sbaglia l'appoggio. No, non va bene, non va bene. Sei il capitano della Roma, sei un giocatore di qualità che dovrebbe fare altro, 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 e lo vedo sempre passeggiare in mezzo al campo. Oggi posso salvarlo Cristante per la partita che ha fatto, perché ha fatto una partita prettamente difensiva e quella la sa fare bene. E elogio in questo caso a De Rossi sulla scelta di Pisilli, che ha giocato una gran partita secondo me, perché ha dato quel motore in mezzo al campo e anche qualità, ha recuperato un sacco di seconde palle, è vero, ha sbagliato degli appoggi, ma ci sta, perché comunque oggi ha esordito in Serie A da titolare allo Juventus Stadium, all'Allianz Stadium, scusate. E quindi secondo me va dato merito alla scelta di De Rossi, coraggiosa, che ha pagato. E bene la difesa, il pacchetto difensivo oggi si è comportato bene perché comunque ha difeso bene sui cross, ha difeso bene negli uno contro uno, nelle marcature, quindi la parte difensiva oggi l'abbiamo messa a posto, anche se siamo lenti alcune volte a capire il pericolo e meno male che anche il primo tempo Bangulà non imbuca subito la palla per Yıldız, credo che arriva a 2000 all'ora perché sennò lì Yıldız era da solo davanti a Svilar. Nel primo tempo un'altra occasione in cui abbiamo un po' dormito con una buona parata di Svilar, però nel complesso è una Roma che sì, ti lascia con la mano in bocca perché capivi che era una partita oggi, però
che paradossalmente si poteva giocare per vincere. E se alcuni interpreti fossero stati messi nelle condizioni di poter fare meglio, oggi la partita la potevi portare a casa. Ed è questo che a me mi dà veramente tanto fastidio. È proprio questo, il provincialismo che ci abbiamo nel metterci dietro perché stiamo a giocare all'Allianz Stadium contro la Juve. No, non va bene, non deve essere così. Cioè la Roma, se sa che oggi, se sta diventando una grande squadra e deve diventare una grande squadra e vuole diventare una grande squadra, oggi al 60esimo non fa quei cambi, non fa quel tipo di gioco, non si abbassa così tanto, perché non mi dite che sono stanchi alla terza giornata del campionato, perché io non ci voglio credere. Il caldo, il minutaggio, tutte stronzate, raga. Parliamoci chiaro, sono tutte stronzate. Sono professionisti profondamente pagati, profondamente allenati, che devono correre, devono dal fritto, devono da il fritto. Il fritto devono da. La Roma deve vincere questa partita, deve provare a vincere questa partita. 0-0 che non ci dice niente di più e niente di meno di quello che sapevamo. È questo il fatto. Sì, ok, hai tenuto testa, hai provato a giocare, hai giocato alla pari con la Juve, ma fino a un certo punto, perché poi hai rinunciato a giocare. E io è questa la cosa che non sopporto, il fatto che la Roma a un certo punto abbia rinunciato a giocare e si sia messa in difficoltà da sola con le proprie mani. E se la Juve non sbaglia un paio di scelte, rischia di farti gol. Ed è questo che non deve accadere, perché oggi potevi giocartela per vincere la partita, e se non entri nell'ottica che tu devi andare a Torino per provare a giocartela e provare a vincere, come fanno anche le squadre più piccole, non vincere mai a Torino, non vincere mai a San Siro. Queste sono la realtà dei fatti è questa, perché oggi la Roma poteva fare molto di più secondo me. Io non sono contento perché non abbiamo perso. Io volevo carattere e in parte l'ho avuto, ma dall'altra parte mi sono ritrovato con lo stesso modo di interpretare le partite di quando c'era Mourinho, che tanto criticavamo. 5-3-2, tutti dietro, speriamo che non prendiamo gol e non ripartiamo mai. Mai. Non siamo mai ripartiti. Mai, mai, mai. Negli ultimi 5, 6, 7 minuti abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare dal 60esimo in poi. Andare ad aggredire la Juve, andare a riprendere le seconde palle, provarla a vincere. E non mi dite che è stata un'idea tattica di De Rossi quella di giocare gli ultimi 5 minuti di partita, perché gli ultimi 5 minuti di partita magari puoi segnare se stai su 0-0, ma se hai preso il gol prima poi la devi fare già e rischi pure di prendere il secondo. E non va bene, non va bene, non va bene. Per me non va bene, non va assolutamente bene. Ci dobbiamo levare questo atteggiamento da provinciali. Dobbiamo lavorare come provinciali, correre come provinciali, ma levarci l'atteggiamento da provinciali, perché la squadra ce l'ha e non ci abbiamo alibi, i giocatori ci sono. E ripeto, Dovbyk, che è stato anonimo e largamente insufficiente, è anche colpa della squadra se ampiamente insufficiente, perché deve essere servito in un certo tipo di modo Dovbyk. Dovbyk ha bisogno di palloni dentro l'aria, ha bisogno di palloni in profondità, ha bisogno che qualcuno faccia uno smarcamento per dargli il modo di attaccare lo spazio, di prendere palla, di girarsi, di trovarsi almeno una volta dentro l'area di rigore per cercare di tirare in porta. Invece no, perché alcuni di noi passeggiano, il capitano in primis. Il capitano in primis, che spero che dopo la sosta dei nazionali, dove sarà affaticato per questo viaggio in nazionale, si sieda un po' in panchina. Perché abbiamo bisogno di vedere gamba, personalità, cuore e voglia per vincere queste partite, perché sennò non ne vinceremo mai. La storia dice 3 partite, 2 punti, 3 partite, 2 punti, già meno 5 dai primi posti. E adesso c'hai Genoa e Udinese, l'Udinese che è in un buon momento e il Genoa che è la squadra ostica, soprattutto fuori casa. E mo voglio vedere se il nostro campionato inizia veramente. Arriverà Hermoso, arriverà Hummels, metteremo dentro giocatori, metteremo dentro qualità, personalità, perché questa squadra ha maledettamente bisogno di personalità, ragazzi. Maledettamente bisogno di personalità. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ovviamente lasciate un bel like, attivate la campanellina, condividete il video e soprattutto iscrivetevi al canale. Juventus Roma finisce 0-0, una partita noiosa, brutta e forse affrontata anche con troppo poco coraggio e un pizzico di sudditanza nei confronti della Juve, che non ci deve essere se vuoi fare un campionato da protagonista e se vuoi diventare una squadra protagonista di questo campionato. Dal vostro Andrea un grande abbraccio, sempre forza Roma, ci sentiamo domani per un altro video. Ciao ragazzi!